Brosk, ma hai capito dove ti portiamo oggi? Non lo so, perché non mi dai uno spoiler. Prima una musichetta d'attesa nell'ascensore. Guarda il buon Lucozzo, dove ci porta oggi? Non ci posso credere. Andiamo. Per caso oggi ci viviamo la vera essenza di Dubai? Bello così. Anzi no, più che bello così. Cos'è? Secondo te sono vestito abbastanza a tema quel video che hai provato a vedere? Decisamente sì, abbinato sicuramente. E qua c'è una sorpresa per tutto. Bello così. Frax va così su due piedi, anzi su quattro ruote. Qual è che ti piace di più? Quella un po' più bassa, un po' più sportiva. E allora io prenderò la mia macchina del futuro quando sarò imprenditore di Dubai. Portaci a destinazioni, per favore, il prima possibile. Lucozzo, io ho appena fatto vedere il video a Yuri, ma loro a casa ancora non l'hanno visto. Oggi con il buon Lucozzo andremo nel deserto e poi ci faremo un giro in città, perché secondo me meriterà tantissimo. Come al solito siamo nel parcheggiozzo, macchine umilissime. Carina, ma possiamo fare di meglio. Si intravede qualcosa, abbinate. Sono proprio quelle del video, Yu. Sono proprio queste? Guarda, il mastro delle chiavi. Era quella bassa che dicevi? Era questa qua. La puoi accendere. Grazie. Facci sentire un po' di sensation, no? Quindi, Lucozzo, questa? Allora, questa è Lamborghini Huracan Evo, nuova di pacca. Cioè, proprio nuovissima. L'hanno anche verniciata oggi? Prego, no, ma prego, salga pure. Com'è? Comfort? Yuri è la prima volta che sale su una Lamborghini. È per questo che siamo un attimino preoccupati. La scuola guida. Sono 5 euro il parcheggio. Ce l'ha fatta! Madonna, due reattori nucleari! Ci piace? Che cos'è questa? Questo è il G63 MG. Qua dentro c'è un comfort. Ma c'è della Madonna. Ma what the hell? Vabbè, ma qua, cioè, ci puoi abitare qua dentro? Cazzo, c'è tutto. Guarda, i posti dietro sono... È tipo la versione delle Jeep che vanno tipo a fare i safari, sì, ma... i marmittozzi laterali. Extra lusso. No, ma questa roba è pazzesca. Cioè, sembra di vedere un'astronave. Però il Bentley bianco, beh, ovviamente insieme al Luxury. E che fai? Non ti porti il merendozzo? Uno, e te la sei meritata? Il cioccolatino. Grazie. Come sempre, ragazzi, vi ricordo il link è in descrizione. Ole, Lucozzo e Lucozzo. Madonna, quanto sono alto rispetto alla Lambo? Raga, dove si apre la portiera? Mi ha già chiuso dentro. No, è partito, aspetta. Aspettami, non lo so guidare. Non ho detto una cazzata. So se riuscirò ad arrivare al deserto. Sono pronto per lavare i piatti a Luca per tutta la vita. Se solo la graffio. Mi staranno prendendo per uno stupido che sto andando lentissimo. Ole, ruotazza panoramica, let's go. Non so minimamente come l'iPhone resti in piedi qua. Ok, forse era meglio non accelerare. Desertozzo, arriviamo. Vediamo se vanno al launch test. Eccolo. Tempo di affiancarsi. Lamborgozzo, Mercedozzo, Scarpozzo. In città purtroppo non si può sgasare perché è pieno di autovelox e qua proprio ci mangiano a Dubai. Il posto dove stiamo andando è un rettilineo nel deserto famosissimo, dove lì per caso non ci sono controlli. Praticamente io mi sento un po' come un camionista, cioè comando la strada da quanto sono grosso. Si inizia a intravedere il desertozzo sempre più vicini alla meta. Madonna raga, che vibes. Signor Valori, mi dica un po' le macchine che lei ha avuto nella sua vita. Beh, la prima macchina assoluto, smart, cazzo, bruttissima, verde pisello, vecchia, pagata 1000 euro. Bello. Poi seconda macchina, Mini Cooper normale, poi Mini Cooper S, poi Mini Cooper John Works. Prima 45 MG vecchia, poi 45 MG nuova, BMW M3 competizione performance. E un cazzo, poi ho comprato Lamborghini Huracan usata modello vecchio, poi Lamborghini Huracan nuova modello nuovo, totalmente nuova. Visto che ce l'ho in Europa, ho detto ma sì, me le noleggio, quello che guadagno mi ci pago un leasing qua, che qua funziona che io pago un tot al mese di leasing e mi danno tutte le macchine che voglio. Quindi ecco, ad esempio oggi mi servono un G63 MG, una Lamborghini, me le danno, pago 10.000 euro al mese e ho tutte le macchine che vuoi. Quindi questo è un po' lo storico delle auto che ho avuto e come le utilizzo adesso, abbastanza più smart rispetto a prima, perché comprarle
per utilizzarle non è che sia proprio una mossa adeguata. Meglio comprarle, noleggiarle, con il profitto ti noleggi quello che ti pare. È un po' come con le case. E oggi il signor Lucone ha dato la possibilità a me, al signor Sasha Burci, in arte detto Anima, di poter provare per la prima volta nella nostra vita, la mia. Sasha ha già fatto la Lamborghini. Credo che siamo arrivati. Ma voglio essere sicuro perché con sti vetri non si vede niente. Direi di sì, siamo proprio nel deserto. Lamborghini parcheggiate a caso in mezzo al deserto. Ma cazzo! E allora proviamo il brivido chiamato Luca. Benvenuto a bordo. Oh! What the fuck? È il giorno più bello della mia vita! Credo ci sia un problema. Qual è il problema? Si è rotta. Si è spenta? È rotta. Eccola, eccola, eccola. Ah, è andata? Ok. Dai, non rompiamola, voglio provare. Lasciamola raffreddare, poverina, che... La lasciamo raffreddare? Sì, sì, un po' le gomme, il motore. Vabbè. L'abbiamo un po' scavettata. Riposati, riposati. Quindi ci buttiamo in mezzo alle dune? Prego, 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 sir. Prego, sir. È comodo, sir? Good service. Perfetto. Quindi più avanti ci sono le dune? In sostanza c'è il deserto che va sulla strada asfaltata. Cioè tipo delle robe così? Esatto, tipo queste così, guarda. Oh. È come stare su un carro armato! Porca cosa! Verso l'infinito e oltre! È certo che comunque veramente un carro armato non si sente un cazzo qua, eh. Cioè la macchina, raga, è piegata tipo così a 45 gradi. Noi tranquilli, chill. Se metti i piedi nelle dune sono tipo sabbie mobili, vieni risucchiato. Ah, infatti è pieno di Lamborghini, là sotto è tipo un cimitero. No, quella lì è la nostra. È ancora viva, non è stata ancora inghiottita. E la guidiamo. Sei un signore. Luca, sei un signore. Sono curioso della sabbia. Oh cazzo, ha ragione Yuri. È tipo finissima. Non ho mai sentito un tipo di sabbia. Cioè in Liguria non esiste un tipo di sabbia così. Questa è libertà, raga. Siamo i pneumatici, il brecciolino sotto lo specchietto. Dov'è che è? Cos'è? Che ho lasciato pezzi. No, è la gomma del drift. Bellissimo. Tirata fuori dal concessionario ieri, nuova. Già tutta grattata. Ma siamo sicuri di voler far guidare Yuri? Io la vedo tua. Tu che ne pensi? Io appunto ci... Responsabilità tua. Mia? Vai, tua. Io riscendi. A sto punto me la godo da qua, me la godo. Quando vuoi, Yuro. Io sono comodo qua. Bravo, con calma. Velocità anzianotta con la sciatica. Ma è giusto così. Ti prego non schiantarti. Comunque non credo mi basti come prospettiva. Forse così è molto meglio. E con un panorama del genere, amici, vi giuro, vorrei dire qualcosa di super bello, ma in questo momento sto provando un mix di emozioni, di stupore, di novità, e non credo possano uscirmi le parole giuste. Mi sto godendo il momento. Voglio essere super sincero con voi come sempre. Dubai mi sta riempiendo veramente il cuore. Erano 3 anni che non viaggiavo e per me arrivare qua, vedere un paese dalle 1000 opportunità. Qua c'è una connettività, cioè alle persone sanno che servo io e a me servono loro e la gente fa squadra. Qua è una... c'è una mente imprenditoriale incredibile. Com'è andata la prima volta in Lamborghinozza? Incredibile, premetto quello che diceva il signor Luca Valoi. Sì. È tutto hype, cioè è un giocattolo. È un giocattolo. Posso dirti una cosa? Scendi dal tuo mezzo e sali su quello. Quindi scuola guida? Andiamo Lucozzo? Vediamo se passo la patente internazionale. L'Huracan è molto semplice. Qui c'è la retromarcia, qui c'è il neutral e qui c'è il parcheggio. Mm-hmm. E qua c'è il freno a mano. Finita. Senti l'audio? Sì. Vedi? E corsa? E corsa ti cambia proprio tutto il mezzo. Vediamo? Corsa. Cioè qua è proprio Formula 1. Una volta questa rotonda non aveva sti cerchi tipo nel grano. Percepisco che mi sto per cagare addosso. Oddio.
Madonna che vista. Che gioiellino. Oh, comunque educati Lucozzo, eh. Intanto a parte che sei un frenio da paura con il sole che sta andando via dietro. È in mezzo al niente, in mezzo al deserto, però il cestinozzo ce lo mettono. Anche se sono fatti gli arrosticini. Mentre chiaramente l'unico cartello che c'è indica, mi raccomando, si drifta verso sinistra. Lucozzo che si continua a divertire. Lifestyle, bro. E con questo bellissimo tramonto si rientra in città con una sorpresina. Facciamo cambio, Lu? Vai, cambio. Dai. E adesso per arrivare alla City ci cambiamo. Siamo pronti per la City. Prima volta che guido in strada una Lamborghini, perché l'altra volta era in pista. Guarda qua, prego, fai mostri. Mostri! Se volete Sasha Uberista, quando volete, vengo con Lamborghini, 3K sera, sono disponibile. E adesso ce ne andiamo a Dubai Marina a sfaccare un po'. Siamo arrivati. Thank you, sir. E che fai? Non concludi la giornata facendoci una cenetta qua sotto? E comunque chi ha seguito gli altri video sa che noi abbiamo la passione per le paleozze oliche e per le rotozze. Qualsiasi cosa che fai a elettrico. Esatto, a parte la Lamborghini. Siamo vestiti abbastanza bene per poter spendere qualcosina in più. Andiamo al Mac. Siamo arrivati. Ha portato al Mac veramente. Ma che cazzo mi avevo ordinato per mangiare vegano? Tra un bitcoin e l'altro. Benvenuti nel 2014 Man vs Food, Yuri. Adesso mi sono a mangiare tutto.